Una foto dei due, di Franca Ongre e Franco Basaglia, e del loro sguardo che ti ha permesso di andare molto, molto avanti, ad essere al momento dell'oggi e a discutere del domani. Dopodiché farò sentire una piccola cosa e dopo, se ci sono domande, ovviamente siamo qui. Allora, siamo in un'epoca in cui bisogna dire che l'idea della restrizione dei diritti viene fuori molto spesso. Parlavo prima del tema dei confini, dell'idea di dove lo metto, gli immigrati vanno messi da una parte, la persona che si arrabbia per strada si chiama lo psichiatra e non la polizia, per dire la cosa più banale del mondo, il tentativo di tornare all'idea di malattie e non di persona è un tentativo che continua ad esserci nella medicina, perché abbiamo due paradossi completamente diversi. Da un lato, tutta la grande propaganda che riguarda l'innovazione dei farmaci ci dice sempre che dobbiamo avere delle cure super personalizzate, abbiamo inventato l'anticorpo monoclonale che ti cura proprio te persona con quella roba lì, e dall'altro invece nell'ambito dei disturbi della salute mentale si tende a ritornare, non solo a ritornare alla diagnosi, ma di estendere le diagnosi anche dove non ci sono. Ormai adesso non mi ricordo a quanto sia arrivato, ma per dire il lutto grave per, non so, uno perde un familiare, il manuale che si chiama DSM, che classifica le malattie, credo sia arrivato a dire che se tu sei ancora triste dopo 3 mesi hai un problema psichiatrico. Mi pare che sia 3 mesi arrivato ultimamente, quindi siamo quella sia alla follia. Allora, com'è l'oggi e com'è, diciamo, la discussione sui diritti, nel senso di essere, il diritto di essere cittadini a tutti gli effetti, all'interno della psichiatria, nel nostro territorio, in giro per l'Italia, per il mondo? Domanda difficile. Domanda difficile, suggestiva. Quando parlo di queste cose, racconto di questo superamento dell'istituzione, e del passaggio dal paradigma della pericolosità al paradigma dei diritti, del diritto alla cura, perché poi la 180 è la conclusione, almeno così, normativa, giuridica di questo percorso, che non si realizza a Gorizia, perché purtroppo nel 68 Basaglia lascia Gorizia per una serie di motivi e conclude, porta a termine questo lavoro di smontamento dell'istituzione manicomiale a Trieste. La porta a termine non soltanto abbattendo i muri, no? Perché non bastava aprire la porta, non si trattava di lasciare andare i matti liberi per conto loro, ma di creare la possibilità di una vita di fuori di queste istituzioni, in maniera molto consapevole, molto responsabile, quindi creare opportunità diverse al di fuori del manicomio. Mi viene da pensare, tra l'altro questa foto è una foto, mi diceva Alberta, che ha scattato lei, no? Dal balcone sopra il Canal Grande, bellissima. E il tema dei diritti è un tema sempre così, che deve preoccuparci, perché, come dicevo, quando racconto questa storia dico attenzione, i diritti non sono mai una volta per tutti, per tutte. I diritti vanno difesi, sono stati conquistati faticosamente, ma vanno difesi quotidianamente, altrimenti passi indietro si possono sempre fare. Come dicevi tu, la psichiatria in questo momento rischia e per alcuni versi sta facendo dei passi indietro. Questo paradigma dei diritti, garantire che le persone siano curate sempre in una condizione di libertà, che non siano segregate, comincia ad affievolirsi, perché poi tutto sommato nella nostra regione le cose sì hanno dei problemi, ma rispetto a quello che succede nel resto d'Italia, stanno ricostruendo i manicomi, che non si chiamano manicomi, si chiamano residenze psichiatriche, ma sono luoghi brutti, sporchi, trascurati, dove le persone vengono recluse, marginate e dimenticate. Quindi passi indietro si possono fare. Basaglia nelle conferenze brasiliane lo dice chiaramente: io non so
se i manicomi torneranno, può darsi che torneranno e torneranno più chiusi di prima. Noi abbiamo dimostrato che la cura della persona con disturbo mentale può essere, si può fare in maniera diversa. Però questo, e rispetto al tema per esempio dell'immigrazione, io sono sicuro che se Basaglia fosse qua con noi in questo momento, in questa fase storica che sta vivendo il nostro paese, si occuperebbe sicuramente del problema dei migranti. L'ultimo convegno che Basaglia, a cui Basaglia partecipa ad Arezzo nel 79, poco prima di morire, aveva come manifesto il quadro del il buon governo, una pittura rinascimentale, e sotto il titolo aveva voluto un titolo che diceva più o meno così, richiamando questo affresco del buon governo: finché tutti hanno il loro posto, regna l'ordine e il governo. E quelli che non trovano il loro posto in questo ordine, cioè la sua preoccupazione per gli ultimi, per gli indifesi, per quelli per cui i diritti rischiano di essere, di mancare, era sempre molto forte. La nostra, i nostri servizi di salute mentale, come dicevo, forse un po' scricchiano, alcune parti sono in sofferenza, ma rispetto a quello che viene nel resto del paese, come dire, cerchiamo di difenderli. Certo è che dobbiamo anche essere orgogliosi, perché perlomeno fino ad ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'importanza e la bontà dei nostri servizi di salute mentale per come sono organizzati. E sono organizzati, tentano ancora di continuare ad essere organizzati avendo presente i diritti delle persone, e quindi il diritto, la riabilitazione psichiatrica, la riabilitazione in psichiatria, dovremmo dire nella salute mentale, che mi piace di più come termine, perché la psichiatria deve fare anche un passo indietro ed aprire proprio al tema della salute mentale, che è un tema più complesso, che vede più saperi, più professionalità, più competenze. E però l'attività di riabilitazione, di reinserimento di queste persone punta proprio al diritto, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto alla socialità. Com'è? Bisogna lottare, non sono scontate, vengono a mancare per tante persone. Naturalmente le persone più fragili, come le persone con disturbo mentale, sono persone che ancora più difficoltà di altri riescono a vedere garantiti i propri diritti, e gli operatori questo devono fare, no? Chi lavora in salute mentale deve proprio fare in maniera di garantire a queste persone diritti e insegnare loro anche a usufruirne in maniera corretta. Grazie Franco. Adesso provo